Paolo Bonolis è un conduttore televisivo, showman e autore televisivo italiano. Tra i più noti presentatori della televisione italiana, ha iniziato la sua carriera negli anni 80 conducendo programmi per bambini come 3, 2, 1, Contatto. Un episodio particolarmente curioso e significativo del loro rapporto è stato raccontato da Paolo Bonolis nella sua autobiografia, dove narra di una vacanza a Formentera, durante la quale fece una scoperta alquanto insolita su Luca Laurenti. Eravamo a Formentera in vacanza a casa mia, racconta Bonolis. A un certo punto Luca apre una scatoletta di tonno e mangia. Era tonno miau, se stava a mangiare il cibo del gatto. Ma Luca è fatto così. Vive in un mondo suo, un mondo a parte. Questo aneddoto, oltre a suscitare ilarità, svela la natura genuina e spontanea di Laurenti, capace di vivere la vita con leggerezza e senza preoccuparsi eccessivamente del giudizio altrui. L'episodio del cibo per gatti è emblematico di come Luca Laurenti riesca a sorprendere sempre, vivendo secondo le proprie regole e mantenendo un approccio alla vita libero e autentico. Questa sua caratteristica è stata fonte di ispirazione per Bonolis, che vede in Luca non solo un collaboratore affidabile ma anche un amico vero, capace di ricordargli l'importanza di guardare il mondo con occhi diversi, più aperti e meno convenzionali.